l'ottava edizione del presepe vivente al Casale, organizzato dall'associazione socio-culturale Cappella Futura. Presidente dell'associazione Cappella Futura, ci incontriamo ogni anno qui in questo presepe vivente. Quest'anno tutto funziona liscio, anche il tempo. Sì, quest'anno il tempo c'è stato clemente sia nel montaggio che nelle prime due serate, veramente tantissima affluenza, fuori dalle aspettative. Molto soddisfatti del lavoro che abbiamo svolto noi e tutti chi ha collaborato, che quest'anno abbiamo avuto vari collaboratori in più, partendo dalla parrocchia con il buon padre Enrico, che si è messo a disposizione con la parrocchia e con i ragazzi dell'oratorio. Abbiamo avuto i ragazzi della casa famiglia Acli e sono stati qua con noi tutti i giorni nel montaggio e fuori di sera tutti quanti insieme abbiamo rallegrato un po' con i ragazzi. E niente, voglio salutare e ringraziare tutti i cittadini che ci hanno fatto visita al Casale, tutti gli abitanti del Casale che mettono a disposizione i loro beni, chi il terrazzo, chi il balcone, chi ci presta il tavolo, chi dà biancheria d'epoca, tutti i commercianti che ci danno il loro contributo, l'amministrazione di Monte di Procida, l'amministrazione di Bacoli. E un ringraziamento particolare va alla città metropolitana che quest'anno ci ha dato anche un piccolo contributo per far sì che le spese, come ammortizzare le spese. 8 anni, da 8 anni si mangia sempre bene, quindi ricordiamo il menù che avete scelto. Sì, sono pietanze popolari, pasta e fagiola, zucca fritta, montanare, castagne, un buon vino locale, grazie alla cantina Nicola Costagliola che ogni anno si delizzano il suo vino. Appuntamento quindi all'anno prossimo, che qui si migliora sempre. Sicuramente, anno per anno miglioriamo, qualcosa miglioriamo e qualcosa perdiamo, perché non è vero che miglioriamo sempre, devo dire la verità. La critica della gente che viene ci fa piacere averla perché ci aiuta a crescere e a migliorare. La critica costruttiva per me ben venga, perché io con la critica riusciamo a perfezionare tantissime cose e fa sì che anno per anno il paese al Casale è sempre più bello. Gennaro, quest'anno macellaio, cosa stai preparando? Stiamo facendo le cicole e poi anche la sugna. Io sono un membro di Cappella Futura e mi auguro questa tradizione si farà per sempre. Siamo all'ottava edizione, che 2020 sarà per Cappella Futura? Io mi auguro un futuro migliore dell'anno scorso che è passato, perché ogni anno che passa dobbiamo sempre migliorare, cappella e con i cappellesi, grazie. Sto partecipando, come vedete, un po' come tutti, in modo attivo per creare questo splendido quadro, insomma, vivente. Come sta andando questa 8ª edizione del presepe vivente? Sta andando molto bene, un sacco di gente sta arrivando, parecchia gente, piace questa iniziativa. Quanto tempo impiegate per preparare tutto ciò? Stiamo già da una settimana preparando, quindi c'è molto lavoro, c'è da fare. Antonio Alborino, il vicepresidente di Cappella Futura, tanto impegno, ora vogliamo sapere da te cosa abbiamo mangiato. Pasta e fagiolo con codine, come si fa una volta, salsiccia e tracciolette. Un piatto popolare, è stato definito. Popolare e tradizionale. Ricordiamo che questa è l'ottava edizione e questo presepe ringiovanisce tutti. Sì, ci ringiovanisce, ci fa contento e ci fa essere partecipi di questo bel paese che abbiamo, e questo borgo antico che noi calasalesi abbiamo, il Cappello. Cosa svolgi qui? Faccio la cameriera, dei piatti, faccio l'accoglienza. Ti sta divertendo questo presepe vivente?
Sì, tanto. Quindi l'anno prossimo ci risarai? Sì. Vorrei cambiare ruolo o lo stesso? Lo stesso. Quindi invito tutti al casale a venire a visitare questo bel presepe vivente che ci sarà ogni anno. Venite al presepe vivente, molto bello, vedete il bambino, andate in osteria e mangiate. Ora vogliamo da te le carte di questo 2020. Le carte, io spero che siano carte positive, che arrivi il meglio, arrivi pace, arrivi serenità, che tutti quanti stiamo un poco meglio e che non ci facciano vedere più queste brutture, queste guerre, questi bimbi che perdono la vita per mano di altre, per mano del potere ingiusto, e che sia un buon anno per tutti. Il presepe vivente è anche un modo per riabbracciare la famiglia e le vecchie tradizioni. Lei viene dagli States, giusto? Da che parte? Stati Uniti, America. Da che parte? Da Philadelphia, Philadelphia. E sono venuto a visitare qui Cappella, mi è piaciuto molto questo presepe di Natale, è molto bellissimo, molto bello. Lei invece vede da più vicino dal nord, da Torino? Da Torino, che è una bella città, è bella anche Bacoli è una bella città, anche Cappella è una bella città, mi piace tantissimo. Io sono nata qui, ho le radici qui e mi piace questa bella cosa che avete fatto, per esempio, e ringrazio anche tanto il sindaco.